Si accende la polemica a Pineto per la decisione dell'amministrazione comunale di tagliare 41 pini in via Volturno a Scerne. Una polemica accesa dall'ex sindaco di Pineto Luciano Monticelli e dagli esponenti di opposizione comunale di Italia Viva. Più di 30 anni fa quest'area fu oggetto di variante urbanistica per la nascita del complesso turistico Apimag. La via di penetrazione, via Volturno, era inesistente. Discussione in consiglio comunale addirittura sulla larghezza dei 6-8 metri e il fatto di mettere l'alberatura, un viale alberato. Perché 41 e non tutte 100 allora? Perché altrimenti qui si rischia di trovare due tipologie. E allora se questa scelta fu fatta in discussione in consiglio comunale, allora che si ritorni in consiglio, perché questo potrebbe aprire le porte a tutta la questione di Pineto. Circa 4 anni fa è stata fatta una riqualificazione dei marciapiedi. La scelta qual è stata? Quella, insomma, di salvaguardare i pini. Infatti è stato fatto un tipo di intervento con una ditta del nord per far sì che le radici, anziché andare lateralmente, quindi danneggia l'asfalto, tutto ciò che trova intorno, che va in profondità. Questo è un progetto pilota che, se funziona, adesso sono circa 4 anni, quindi ci sta dando risultati, che se funziona si può adattare su tutto il territorio, insomma, di Pineto. L'intervento contestato, che attende ancora una progettualità definitiva secondo l'amministrazione comunale, è stato dettato da problematiche legate al coleottero Tomicus, che ha attecchito su diversi fusti, oltre che dell'avanzare delle radici che hanno determinato la disconnessione degli asfalti, creando problemi di staticità degli alberi. Non parliamo solo di taglio, ma parliamo di sostituzione. La polemica a cui stiamo assistendo sa molto di politica e molto di esigenza di visibilità e null'altro. Anche perché chiederei a coloro che stanno portando avanti la battaglia, Luciano Monticelli, ma anche all'ex assessore, di fare un attimo memoria delle proprie scelte. Luciano, a partire dalle tante azioni sul territorio, penso che sia un iter questo avviato proprio da lui. Penso a tutti i pini sostituiti a Borgo Santa Maria, su via Figliani, via De Titta, tutto il quartiere dei Poeti. Quindi è stato proprio lui, in qualità di sindaco, ad attivare questo tipo di politica, giustamente perché ci sono degli alberi che arrivano magari o a fine vita, come in questo caso in parte aggrediti dal Tomicus, già battuti alcuni, molti altri invece che hanno grossi problemi dall'apparato radicale. Questo non lo dice il sindaco di Pineto, lo dicono professionisti che suggeriscono questi interventi al sindaco di Pineto. Poi questa è un'amministrazione che abbatte alberi e li pianta. Negli ultimi 5 anni abbiamo speso oltre 200.000 euro su quella strada lì e magari utilizzarli per migliorare il decoro e lasciando le piante vivere, come dire, in serenità. In questo momento, lo dicono sempre professionisti, quelle piante stanno soffrendo.